allora si accontentava che io facevo ingegneria, infatti ho studiato per questo per un po' di anni. E dopo alla fine si è rassegnato, ha detto vabbè se proprio vuoi così. Perché lui ha attraversato i momenti della guerra col circo, dei momenti difficilissimi. E allora non è che lui vedeva il circo come un futuro per un giovane, per una persona importante. Io invece battagliavo con lui, sempre con l'aiuto di mia povera madre, che non è sempre così, che i tempi cambiano, che bisogna fare quello che a uno piace, quello che uno ha la passione di fare. Meglio essere un ottimo circense che un cattivo ingegnere. Nel circo sono il titolare, sono praticamente quello che gestisce tutto, perché sono un po' accentratore e faccio passare qualsiasi cosa attraverso di me, anche dai collaboratori più vicini e da quelli più lontani. È importante perché ho iniziato così, da un circo molto piccolo e mi sono ingrandito, ci siamo ingranditi notevolmente, abbiamo raggiunto delle proporzioni notevoli, e di modo che è una conduzione familiare, anche se oggi ha raggiunto un aspetto quasi industriale, per non dire industriale. Ho trovato una soddisfazione enorme, soprattutto in pista, soprattutto essere indipendente, cioè lei cerca di fare una cosa e realizzarla, studiare, provare, finché riesce a farla. Non è un... Nell'ambito dell'ingegneria ci sono dei limiti, penso, no? Noi nel nostro genere non c'è mai un limite. Io oggi come oggi lo stimolo che sento è ancora questo, che non vedo una fine di quello che voglio fare. Io continuo a produrre, a migliorare, trovare altre cose, altre forme di spettacolo. Questo mi aiuta nella vita. È giunto il momento di presentare il nome di una vincita di questo spettacolo.